Ti sei messa il rossetto rosso? Sì. Amarti non posso? Vederti nemmeno, però ti mando un bacio col fischio del treno, E me lo prendo il tuo bacio col fischio del treno perché non ci possiamo baciare fa niente, dal però facciamo vivo. così. Facciamo così, nonna. Tic. Tic. Ciao, nonnina mia del mio Ciao cuore. Federica. Come stai? Federica, prima salutiamo Sì. a tutte le persone che stanno qui dentro. Ti voglio salutare, voglio chiedere come stanno, se stiamo bene un po' tutti. Diciamo bene o male, perché la Esatto. situazione è quella che è e la dobbiamo accettare. Tempo ci vuole, ma risolveremo i problemi. È Piano piano. vero. Oggi dobbiamo fare una ricetta. Una Sì. ricetta, nonna, che mi ricorda talmente l'infanzia. Quando non c'era altro, diceva la nonna, sempre queste cazze di cose, dice che non c'era altro. Però adesso siamo arrivate allo stesso punto. Oggi facciamo una ricetta alla trippa. Ah, la Una trippa. volta non si poteva comprare la carne, si comprava la trippa. Non c'era la carne scelta come oggi. Si tagliava, si puliva per bene. Io mi ricordo che mia mamma addirittura con la calice la puliva per farla venire bella bianca, bianca, bianca. Sì. Poi col sale, acqua a non finire, quando era tutta bella, ci faceva la ricetta. E prima era questa e questa. Tanto è vero che adesso è rimasta la tradizione. Ci sono dei ristoranti addirittura dove si va a mangiare la trippa. Ecco, e tu oggi ci fai vedere la modalità con cui nella tua famiglia si preparava la La trippa. trippa la facciamo con i fagioli. Come la mangiava Bud Spencer. Bud Spencer e Terence Hill. Tant'è vero che hanno fatto anche un film mangiando questa trippa qua. Non Ecco, questa, un'altra. questa. Loro l'hanno mangiata con i fagioli. Io la faccio con i fagioli. Li ho cucinati stamattina. Ah, vediamo. Guarda, questi li ho cucinati. Questi freschi, sono fagioli freschi. Questa qua, nonna, anche qua. Quando tuo papà me li porta freschi, io li pulisco. E li metto nel congelatore. Al momento che devo fare una ricetta un po' prelibata, li tiro fuori e li cucino. Acqua, uno spicchio d'aglio, Sì. un pomodoro, Sì. Ok. l'alloro e poi il sedano. E basta, Hai messo non tutto c'è altro. insieme e E li ho messi a cucinato. Quanto tempo cucinare. ci vuole tanto per cucinare i fagioli? Beh, un'ora e mezza, anche perché questi erano freschi. Infatti, Guarda, ok. di solito qui dentro vanno quelli spagnoli, Bianchi? quelli bianchi, grossi. Poi facevamo anche la ricetta, mia mamma la faceva con le patate, la trippa con le patate. Ok, e E poi si questa è la fa la seconda. trippa che si mangia da sola con i Ok. crostini. Tre ricette, quindi una con i fagioli, Sì. una con le patate e E una. l'altra con i crostini, poi i crostini li fanno loro. Una bella pentolona gigante hai preso, eh? No, per 2 chili di trippa. Allora, riempito, no, un bel pentolone d'acqua. L'acqua, adesso laviamo per benino la trippa. C'è chi la vuole tagliuzzata e chi no. Io l'ho preso un po' e un po'. Così la mangiava mio papà, Ah perché sì? dice che non si soddisfava se non aveva il quadrotto. Ma Sì, davvero? la trippa non è solo un tipo, sono 3 tipi di trippa. Eccoli tre tipi di trippa, nonna. C'è questa, Questa, lasciale terra, c'è ok? questa e Sì. poi c'è questa qua. Ok. Che la chiama, la si chiama la trip de vaccino ai tempi. Capisco com'è? Tre tipi. Quando andate dal macellaio, loro lo sanno e lo vedono. Ovviamente, super lavaggio della nonna Maria sotto Sì. l'acqua corrente. Non è che così viene lavorata, perché è Ah, oscura. è scura di E poi solito. viene lavorata Per diventare bianca. per diventare bianca. Sinceramente, tanto ormai i miei amici lo sanno, i nostri amici lo sanno, io non la mangerò mai questa Perché? non amo tanto la carne, lo sai, nonna, però E va bene, comunque si vive lo stesso. Ah certo, sono bella in forma lo stesso anche senza mangiare la Ma carne. certo. E poi ti devo essere sincera, nonna, bisogna rispettare. Le idee di tutti. Si fa il brodo di carne. Ah. Sì, questo qua invece io l'ho fatto di dadi, però di carne. Poi, se potete, avete modo di farlo con la carne fresca, fatelo con la carne Con fresca, la carne ovviamente. fresca. Io finché c'è il pomodoro fresco, uso il pomodoro fresco. Questi sono mezzo chilo, perché su 2 chili ci vogliono mezzo Mezzo chilo. Ho la chilo. scatola di pelati, oppure. Ve la fate voi. Ecco, la fate voi. Cosa succede? Questa qua, guardate, si taglia.
si lava. Ecco. No, era congelato. Ah, ok. Questo è fresco, l'ho fatto nell'orto. Ok, questa è la sedano con il congelato. Questo... che devi finire, ok. Eh sì. Senti il profumo. Poi la carota si taglia. Tenta nonna, ti prego, non farti male alle dita. Non ti preoccupare. Mini cubetti, ecco. Tac, 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 tac. Tre sono. Ah, tre? Tre carote. Qui si mettono così. Non sbollentare. Dice, come si fa a vedere quando sono pronte? Lo dice il pomodoro stesso. E cosa dice? Si spacca. Ah, si spacca. Okay. La pelle. Ragazze, io vi faccio vedere i minimi particolari, perché vi voglio bene. E allora li fai vedere tutto tutto, no? Eh sì, così almeno quando li fanno dicono, questi sono dalla nonna Maria, ecco. Fatto così la nonna. E qui basta. 5 minuti, ragazzi. Sì, sì, sì. Abbiamo tenuto solo 5 minuti la trippa nell'acqua. Spegniamo. Adesso. Spengo? No, possiamo lasciarla anche accesa, perché ci serve. Dobbiamo... Ah, ecco, vedi, nella stessa pentola mettiamo un po' d'olio. Sì, 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 sì. Uno e due. Facciamo due e mezzo, dai. Dai, tre, facciamo tre, ragazzi. Ah, sì, di la verità, questi erano due bei tre cucchiai, ragazzi. Arrosolare. Carote e sedano arrosolare. E la cipolla. Ah, la cipolla adesso la tagliamo. La tagliamo un po' così grossolanamente. Voi, se avete la mezzaluna, usate la mezzaluna. Se la vogliono usare, se no va bene così. Va non bene fatevi problemi, ragazzi. I problemi sono altri. I problemi sono altri, è vero, nonna. Ecco, questi la mettiamo ancora qui. Guardate. Ah, ragazzi, si sono rotti. Vedete che la pelle si è aperta? Ecco. Vedete? Qua. Il soffritto è pronto e ci versiamo la trippa. Ragazzi, mi sono dimenticata di dire prima che il sedano, le carote, la cipolla crudo. Sto mettendo un pochino d'acqua qua dentro per non farlo attaccare. Abbiamo fatto il soffritto, certo, abbiamo fatto un po' saltare la trippa dentro al soffritto e adesso iniziamo. Ecco, e ci qua mettiamo il brodo pian piano, come okay quando si fa il risotto, nonna. Uguale. La pelle. Guarda, da sole viene via semplicemente. Sì. Io qua ai miei figli, questo era il sugo che li facevo. Facevo così, sì, cucinavo la pastina nell'acqua del pomodoro, sì, aggiungevo dopo alla fine la pastina, dopo della pastina un goccino d'olio crudo. Basta. E questa la così facevi proprio, la sì sbollentavi, toglievi la pelle e adesso sì, sì, e cosa sì facevi? La piattivi sì con la forchetta? Sì, con la forchetta, ti faccio vedere. Così, qua, facevo così. Mamme, se avete i bambini piccoli, questa è un'ottima cosa che potete fare. Prendete i pomodori. I miei figli sono stati svezzati così. Con la pastina, la un pastina, filo d'olio crudo. E finisce lì. Ripeto, non è che ci vuole per forza questa. Che se c'è il fresco è più buona, secondo me. Però potete usare anche la scatoletta di 600-700 grammi. Chiede di entrare? Chi è che chiede di entrare? Giorgio! Ciao Giorgio, saluta i nostri amici! E tre foglie di alloro. Uno, due. E tre. E tre. È abbastanza. L'abbiamo già lavato. Due, tre chiodi di garofano. Ah, tre. Chi lo vuole mettere? Chi non lo vuole mettere, non lo mette. Ovviamente. Un po' di pepe. Un po' di pepe, sì. Secondo te? Nonno. Mettiamo il peperoncino o no? Ci va? Ci va, e beh, sembra un po' di piccantino. Però nonno, possiamo metterne poco, poco, poco. No, lo mettiamo intero. Sì, brava, intero, è un'ottima idea. Che va il gusto e non è piccante. Adoste. Adoste. Intero, tac. Il fuoco è basso, eh? Dire, ma che roba bella ti ha fatto il nonno qua? Hai visto? Cioè, ma com'è che gli è venuto? Le è venuto perché sai che adesso ci vogliono tanti sacchetti. Eh. Allora il nonno dice, tutti questi sacchetti,
anche andare fuori sul terrazzino, andare sempre esci entra esci entra, si prende freddo, adesso viene l'inverno. E allora mi ha fatto così, ha messo dei gancini sotto. Ma che tenero! Così dice che io non mi sforzo, e in più sai, è un pochino più in ordine sotto. È vero, è così, sono anche alla tua altezza e non ti devi abbassare. Non mi devo abbassare. No, vabbè, nonno, tu sei un mito. Ma dov'è il nonno? Dopo ci deve venire a salutare il nonno. Ah sì che viene, come no? Nonno, la nonna ha detto di dirmi, per favore, se secondo te è quasi cotta. Questa è la trippa. Lo so, la trippa. E mi piace pure. Va bene. È presto. È presto, scivola adesso a te i denti. Un po' cruda. Deve cucinarsi, lasciamola cucinare. È passato un'ora e un quarto per il momento. Facciamo vedere l'altra versione. Con le patate. Della trippa con le patate. Iniziamo a fare la divisione delle ricette. Scusate, non l'ho ripresa, ma ha messo un po' di brodo qua dentro. Sì, adesso mettiamo le patate. Già lavato, tagliato all'istante. Allora, dovete tagliarle così. Guardate. Così. Perché con la trippa vanno così. Vanno grosse, a spicchi, non a listarelle. Ok. Crude. Crude. Adesso li facciamo cucinare. Si chiude col coperchio? Sì. Ah, dai, 20 minuti che si sta cucinando con le patate. Allora, amici, una versione è questa senza niente. Senza niente, così. Quindi così è già pronta. Con i crostini. E adesso facciamola, ecco qua. Ah, noi tutta così la facciamo, questa versione. L'abbiamo messo dentro i fagioli. A posto. Li abbiamo messi giusto 10 minuti prima di togliere tutto. E quindi alla fine sarà 1 ora e 45. Sì, mettiamo 2 ore, perché a chi piace un po' cotta, sì. 2 ore ci vogliono tutti. Qua dopo 20 minuti la nonna ha tirato sul coperchio, ha messo il restante brodo che avanzava, così rimane sempre acquoso. Eh sì. Ah ok, poi dopo si tira via all'ultimo il coperchio e si fa restringere. Ecco. Ah, volevo far vedere che, dato che stasera sono a cena da mia suocera, la nonna Maria mi ha prestato una magliettina troppo carina. Grazie nonna. Grazie a te che la metti, nonna. Ma per me è un onore, guarda che bella. Ma sì. Tu ci stai qua dentro? Come no, certo. Oh, Federica, guarda che non sono proprio ciccio bomba, Questa era così, guarda. Allora, io cosa ho fatto? Cosa hai fatto? No, l'ho tirato su e ci ho messo questa mezza manichina che mi piaceva di più. Perché alla mia età, questa qua, nonna, ha 10 anni. Siamo quasi con le nostre due versioni. Fasoli patone. Allora, dopo 1 ora e 40 minuti. Sì, però voi tenetela 2 ore, che ci vogliono tutti, secondo me, perché Federica va di fretta, veramente. Diciamo la verità. Okay. Allora, facciamo lavoro finito. Sì. Si fa sto lavoro, Federica. Sì. Chi preferisce possono mettere anche il grana. Buono, sì. Ecco qui quello con i fagioli. È arrivato l'assaggiatore. Oggi il nonno sostituisce Alberto. Ciao belli e brutti. E il nonno è sempre per la par condicio, allora. Sia i belli che i brutti. Vai prima con quella che è la versione con i fagioli. Ok. Questi sono i borlotti. Questi sono i burlotti. Okay. Freschi. E li ho cucinati io. Sì. Eventualmente loro non ce l'hanno, sì. Possono prendere i burlotti nelle scatole. Quali sono migliori per me? Quindi per il nonno vince la sfida burlotti. La trippa con i fagioli. Fatela anche voi e fateci sapere assolutamente qual è la vostra preferita. Ragazze, signore e signore, mangiatela pure, che specialità. Buona. Questa me la mangio tutto io adesso. Ciao Albi. Te la mangi tutto tu, nonno? Sì. Nonno, ho scelto questa qui, la sua preferita. Bene. Fatele anche voi. Sai cosa voglio dire? Sì. Alle nostre signore belle, i nostri signori bellissimi. Le signore belle lo dico io. Esatto, ha ragione. Mi è venuta l'idea di fare questa ricetta perché stanotte qui a Milano ha piovuto. Comunque hai capito il perché l'ho fatto? Ho capito perfettamente. E beh, stiamo già dando un'idea per l'inverno che sta per arrivare, ragazzi. Certo. Ciao nonni, vi voglio troppo ciao, bene. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.